all'obiettivo di chiedere il cessate il fuoco in Ucraina della durata almeno di un mese per consentire a istituzioni, a governi statali o a singole personalità di pensare a concrete iniziative di pace, la marcia promossa a Napoli per il prossimo 28 ottobre. L'iniziativa è stata promossa dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il Comune di Napoli, che proprio recependo le richieste del mondo della scuola hanno deciso di anticipare a venerdì 28 la manifestazione, in un primo momento annunciata per il 29. L'area di concentramento è stata individuata in piazza Matteotti, ma rispondendo ai giornalisti, il presidente della Regione Campania, che ha lanciato un appello alla massima mobilitazione, non ha escluso che in un secondo momento, se dovesse crescere la quantità di persone che aderiranno all'iniziativa, si potrebbe utilizzare anche piazza Plebiscito. Ci serviva per verificare l'interesse che raccoglie la proposta avanzata dalla Regione, raccolta dal Comune di Napoli. Avevamo bisogno di fissare definitivamente la data, abbiamo deciso di fissarla per il 28 ottobre, venerdì, soprattutto su richiesta del mondo della scuola, perché il sabato molte scuole sono chiuse. Abbiamo avuto una partecipazione straordinaria del mondo religioso, del mondo sindacale, delle università, delle scuole, del volontariato. Mi pare che ci sia una grande voglia di partecipare e una grande condivisione rispetto all'obiettivo che abbiamo dato, la proposta di un cessate il fuoco immediato in Ucraina. Non entreremo nel merito di valutazioni più politiche. La manifestazione vogliamo che sia aperta a tutte le forze di buona volontà, ma che abbia un obiettivo chiaro, il cessate il fuoco, per aprire le possibilità di una iniziativa di pace nel nostro paese e in Europa. Dobbiamo mobilitare le coscienze. La novità che abbiamo registrato in queste settimane è rappresentata dal fatto che la Russia ha annesso 4 regioni, ma soprattutto che si comincia a parlare di uso di armi atomiche tattiche, cioè senza rendercene conto, noi ci stiamo avviando verso una guerra nucleare. Questo non è possibile, dobbiamo reagire per costruire la pace, ma anche per fare in modo che la crisi energetica non determini un dramma sociale produttivo nel nostro paese in Occidente. Quindi i due temi poi sono intrecciati, la pace, il lavoro, la serenità di vita per le nostre famiglie. Sono invitati tutti a partecipare alla manifestazione. Più si allarga la partecipazione, meglio è. Se ci saranno anche altre iniziative in direzione della pace, va benissimo, non c'è nessun recinto chiuso. Per quello che ci riguarda facciamo quello che riteniamo nostro dovere fare, mobilitare le coscienze, creare la consapevolezza che i problemi stanno diventando davvero drammatici e chiedere al governo italiano di dire in maniera definitiva qual è l'obiettivo che vogliamo perseguire. Se l'obiettivo è la pace, allora dobbiamo chiedere in tutte le sedi un cessate il fuoco. Se qualcuno si immagina che la soluzione del problema ucraino sia una soluzione militare, vuol dire che sta preparando le condizioni per arrivare alla guerra atomica. Non lo so, ci regoleremo in questi giorni. Ovviamente noi raccogliamo le adesioni da parte delle varie associazioni, di singole personalità. Io direi di fare il primo passo. Abbiamo deciso questo concentramento a Piazza Matteotti, vediamo, mi pare che la mobilitazione stia crescendo, ma l'importante è cominciare a dare un segnale ed è importante che questo segnale venga da Napoli. Noi qui abbiamo una grande comunità di ucraini che abbiamo accolto, abbiamo mostrato grande solidarietà nei confronti del popolo ucraino, abbiamo le carte in regola per chiedere che si fermi il massacro e che si apra un ragionamento di pace. Uno porti le bandiere che vuole, ovviamente mi auguro che ci siano le bandiere della pace soprattutto, e ci saranno, mi auguro, le bandiere di tutti i comuni della Regione Campania a rappresentare la massima partecipazione possibile, ma anche la massima unità di tutte le comunità della Campania.